tutto a turno e degrado. Tuttavia, qui alcuni residenti e associazioni locali si impegnano. Eppure un tempo era uno dei luoghi di villeggiatura più ambiti e apprezzati della Campania. Lì con la mare lingua di terra affacciata sul mare tra Giugliano e Pozzuoli. Ancora si trovano in rete cartoline di spiagge affollate e case affacciate sul mare. Oggi non c'è più nulla di quei tempi, se non sbiaditi ricordi nelle memorie di qualcuno. Tutto a turno e degrado. Edilizia mai completata. Altra abbandonata. L'abusivismo ha fatto la sua parte, mentre cumuli di spazzatura giacciono sui cigli della strada. Altro che il lungomare, le strade sono completamente lasciate al degrado. Qui siamo proprio all'ingresso di Licola Mare, come sempre su questo marciapiede è impossibile camminare a causa di rifiuti abbandonati che restano lì ormai da tempo. Tuttavia, qui alcuni residenti e associazioni locali si impegnano affinché piccole aree cittadine diventino vivibili. In questa che è un po' la terra di nessuno, dove il confine tra Giugliano e Pozzuoli si confonde, chi vi abita e intende farlo nel migliore dei modi si impegna ad impiantare aiuole, costruire staccionate, alzare altarini con una Madonna da pregare. C'è chi dona giochi per far divertire i bambini nel piazzale affacciato sul mare. Un luogo di contraddizioni, da un lato la voglia di rivalorizzazione, dall'altro incuria e abbandono.